Quali sono le migliori corde per chitarra? Beh, questo è esattamente l'argomento di cui parleremo oggi. Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio di liuteria. Io sono Marcella Andrea e oggi sono qui per rispondere a questa domanda. Quali sono le migliori corde per chitarra? Beh, penso sia capitato a tutti voi, ma tutti i giorni, che sia su Facebook o su altri social, io vedo costantemente, questa domanda apparire. Quali sono le migliori corde per la mia chitarra elettrica? Me le consigliate per la mia chitarra acustica? Qual è la vostra opinione? E tutti i giorni, se fate caso, in queste discussioni la risposta è una risposta diversa. Perché vi chiederete voi ogni giorno queste migliori corde non sono le stesse del giorno precedente? Beh, la risposta è piuttosto ovvia, perché le migliori corde non esistono, si tratta puramente di un'opinione personale. Proprio per questo, diciamo così, che chiedere a qualcuno quali siano le migliori corde da usare per la nostra chitarra è, da un certo punto di vista, una domanda giusta e legittima, ma allo stesso tempo una domanda sbagliata. È giusta e legittima perché ovviamente magari noi siamo alle prime armi, non abbiamo mai comprato nemmeno una muta di corde, è la nostra prima chitarra, e chiedere a qualcuno invece che ha tanta esperienza quale sia la corda giusta per cominciare, è il suo perché, perché interroghiamo una persona che ha un'esperienza magari di 5, 10, 20 anni nel mondo della chitarra, e quindi da questo punto di vista va benissimo. Non va bene invece dal punto di vista, diciamo così, del vero senso per cui noi andiamo a scegliere un determinato tipo di corda, perché ognuno di noi ha una sensibilità diversa rispetto a quello che è il nostro ideale di bellezza di suono. Quindi potrebbe piacerci un suono più chiaro, più scuro, più impastato, più brillante, e ovviamente dipende molto anche dalla nostra chitarra. È una chitarra elettrica, è una chitarra acustica. Se è una chitarra acustica, la tavola è in cedro, in abete, il fondo è fasce, di che materiale è fatto? E quindi tutte queste variabili vanno, diciamo così, a influire su quello che poi sarà il risultato finale del suono della nostra chitarra. E quindi, qual è il mio parere, diciamo così, che è puramente mio, ma che comunque è, diciamo così, scaturisce da una lunga esperienza, perché io ho la partita IVA da 13 anni, sono 13 anni che cambio corde, non ho neanche idea di quante io ne abbia cambiate nel corso della mia attività lavorativa, ma di una cosa sono sicuro. Le corde sono un elemento fondamentale, ma allo stesso tempo molto economico rispetto al valore della chitarra in sé, e oltretutto vanno cambiate abbastanza spesso. Poi magari ovviamente dipende da persona a persona e dall'utilizzo quanto intensivo è della chitarra. Per cui io mi sento di consigliarvi di: volete chiedere un parere? Chiedete un parere, ma poi queste benedette corde, provatele, costano 5, 7, 10, 15 euro magari. Le dovete cambiare ogni 2, 3, 4 mesi, provatele. Provate a cambiare marca, provate a cambiare modelli della stessa marca, finché non trovate quella corda che esattamente fa sì che il vostro strumento crei quel suono che tanto vi piace. E volete poi anche mettere la differenza da dire a qualcuno: oh, sono riuscito a trovare la corda perfetta per me. È molto diverso da dire: sono riuscito a trovare la corda perfetta per me, no, perché me la sono fatta dire da tizio, quando poi in realtà magari quel suono non vi piace neanche, ma avete tanta stima, diciamo così, di questo personaggio, che magari è un chitarrista famoso, e vi dice: io uso la tal corda di tale scalatura, e per voi è bello, ma in realtà non è bello, è solo che vi fidate di lui. È molto più bello, è molto più un processo in grado di arricchirvi e anche di far sviluppare il vostro orecchio, la vostra sensibilità al suono, al colore del suono, alla timbrica. È, secondo me, un aspetto molto bello, fondamentale e da non tralasciare assolutamente. Ecco, questo era solo un piccolo, diciamo così, video dove volevo esporvi questi concetti. Ne seguiranno altri, sempre dedicati alle corde, più specificamente magari corde di chitarra elettrica, acustica e via dicendo, dove vi dirò quelle che sono, secondo me, delle buone scelte, fermo restando che dovete provare e trovare voi la vostra strada. E quindi vi invito a iscrivervi al mio canale, così potrete vedere quando usciranno questi nuovi video,
e anche se siete interessati a vedere i miei lavori, di andare a vedere il mio sito internet, la mia pagina Facebook, la mia pagina Instagram, basta cercare Liuteria Marcellan e troverete sicuramente i miei, diciamo così, le mie pagine. Per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!